Si sospetta che viva ancora in questo posto. Guarda, Safik! Oh, mamma! È reale, l'hai visto? Ho appena visto Cartoon Dog correre dentro! Avete sentito? C'è Cartoon Dog da qualche parte ed è molto vicino! Allora, alzati, alzati, alzati! Oh. Che succede, Safik? Il nostro campo è stato attaccato da Cartoon Dog! Ragazzi, ma prima di andare alla ricerca di Cartoon Dog, Maria Fedoretti vuole dirci una cosa molto importante. Molto tempo fa, Cartoon Dog era il suo cane. Molto tempo fa vivevo in questo luogo con tutta la mia famiglia. Avevamo un bravo cagnolino di nome Rex. L'ho preso ancora piccolo da cucciolo. Cioè, Cartoon Dog era un normale cane e tu l'hai trovato nel tuo villaggio? Beh, sì, chi l'avrebbe mai pensato davvero? Accidenti, ma è sicuro che c'è Cartoon Dog? Questa donna dice che era vicino a una fattoria che si trovava vicino al suo villaggio. Cartoon Dog è sicuramente qui. Perché avete bisogno di questo Cartoon Dog, ragazzi? Bruno, impara già a controllare Cartoon Cat, altrimenti non ti chiameremo più per questi video, capisci? Artyom, Cartoon Cat non è così facile da tenere tranquillo, capisci? Va bene, andiamo. Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnev, con me oggi William, Bruno e Cartoon Cat. E Safik, 1, 2, 3, 4. Siamo venuti con i ragazzi per catturare Cartoon Dog. Cerchiamo ora di guardarci intorno il più rapidamente possibile. Proviamo a cercare le tracce di Cartoon Dog. Bene, dai, facciamo il campo. Siamo venuti qui in questa fattoria abbandonata nel cuore della notte. Puoi per favore comportarti meglio con i miei amici? In generale non mi piace essere qui con voi. Dai, Cartoon Cat! In generale, ragazzi, l'unico motivo per cui siamo venuti qui nel cuore della notte è perché un follower mi ha contattato e mi ha raccontato la storia di questa nonna che viveva in questi posti e lei stessa ha visto personalmente e sa da dove viene Cartoon Dog. Si sospetta che viva ancora in questo posto. Pazzesco e pericoloso qui. In qualsiasi momento puoi cadere. Ascolta, proviamo ad andare in un altro fienile. A quanto ho capito, questa è una fattoria abbandonata, ma c'è ancora un villaggio nelle vicinanze. Questa nonna ce lo ha detto. Questo posto è stato abbandonato dagli umani molto tempo fa. Qui, vedete, questi muri stanno già cadendo. Ci saranno almeno 10 di queste fattorie, tutta una dietro l'altra. Ce ne sono davvero molte qui. Sul drone abbiamo, semmai, ragazzi, un sistema di visione notturna. E io e i ragazzi abbiamo per una ragione. Safik, dannazione! Adesso proviamo a sistemarti la camera. Non farlo, non toccarla, per favore! Dannazione! Cos'è successo, ragazzi, eh? Safik è saltato, ha appoggiato il piede male e si è distorto la caviglia. Hai una frattura o pensi sia una distorsione? No, ma non lo so, cavolo, fa male, cane! Ascoltate, ragazzi, è già molto buio e persino il cielo è di un colore molto strano. Facciamo così. Dai. Io porto Safik al campo e per ora tu, Bruno, esaminerai tutta questa zona, ok? Forse invece Artyom ci andrà e io, Bruno e Safik osserveremo. Cos'è, hai paura? Un'altra parola su di me. Quando Cartoon Dog attaccherà, allora lo combatterai da solo, hai capito? Va bene, ragazzi, voi andate al campo e io vado a fare un giro della zona. Dai, Artyom, accompagna Safik e stai attento però, eh. Piano. Safik, allora capisco che ti fa male la gamba, ma dobbiamo far volare il drone il prima possibile e vedere come sta Bruno, insomma. Sì, lo so, dobbiamo. Andiamo subito, iniziamo. Nel nostro villaggio è stato costruito vicino un impianto chimico. Beh, all'inizio eravamo felici, c'era lavoro, ma poi scorreva un fiume lì. L'impianto chimico, non tanto, scaricava tutto quanto lì, roba chimica. Cioè la fabbrica non filtrava nulla, gettava tutto in un fiume vicino al tuo villaggio, insomma. Sì, ma va bene, la gente lo sapeva, ma gli animali certamente no. Non lo sanno mica che il fiume è avvelenato. Anche il mio cucciolo Rex non lo sapeva. Ha bevuto l'acqua e tornato a casa tutto sporco, occhi rossi, respirava affiatito. Ho cercato di curarlo, ma niente da fare, ha smesso di respirare e l'ho seppellito. Io pensavo personalmente che Cartoon Dog fosse stato creato dall'SCP durante i loro esperimenti, ma si è scoperto che non è apparso in modo del tutto naturale, ma attraverso
attraverso alcune mutazioni. Ragazzi, abbiamo già lanciato il drone e ora vedremo cosa c'è in questa fattoria. Vedete qui? Ecco. Laggiù è giallo, ecco, è visibile. Ehi, mi vedete? Sì, ti vediamo. Ok, ragazzi, non mi lasciate fuori dalla vostra vista. Spero che almeno sul drone l'immagine sia chiara, perché almeno lì c'è una modalità di visione notturna. Va bene, ora diamo un'occhiata a cosa c'è qui. Ragazzi, c'è una fattoria molto grande e non posso credere che Cartoon Dog viva qui da qualche parte. Non ho idea se questa nonna ci abbia detto la verità o meno, ma Bruno ha almeno una possibilità, perché ha dentro i poteri dentro di Cartoon Cat. Qui abbiamo solo un mucchio di hangar, guardate, qui c'era un villaggio molto grande apparentemente, perché abbiamo questo primo edificio, vedete, poi c'è il secondo edificio, poi il terzo e guardate, c'è un territorio il più grande possibile. Sono anche tutti interconnessi, guarda, c'è un edificio a forma di H, c'è un territorio il più grande possibile e nelle vicinanze c'è anche un piccolo villaggio. Sì, guardate, la strada va proprio lì, insomma. Cioè, le persone vivono in questo paesello con le case a tre piani, è possibile che non vengano nemmeno qui, praticamente. A quanto pare la padrona di Cartoon Dog ci ha parlato di questo. Ecco, è il loro paese, probabilmente non è nemmeno un comune, ma un villaggio, una frazione, insomma, e apparentemente vivevano lì prima le persone. Guarda, le finestre sono piene di tavole, lo vedi? Da questi mostri bisogna spesso essere difesi, quindi è chiaro che qui è tutto pieno di assi, Safik! Guardate lassù, sono i ragazzi che volano, per ora vedrò cosa c'è qui. Gente, se non sbaglio, questo è il segno del fondo SCP, quindi significa siamo arrivati alle giuste coordinate e qui accadono davvero cose paranormali. Va bene, allora andiamo avanti, ma spero davvero che questa sia la base abbandonata dei combattenti SCP, perché se sono qui non sono sicuro che possiamo gestirli. Ecco un altro edificio, apparentemente era l'unità di controllo principale, a giudicare da questa grande facciata. Safik, guarda un po', c'è qualcosa come se... Che cos'è questo? È il disegno di una persona. Sai cos'è? È come se qualcuno fosse stato ucciso e il suo cadavere fosse stato tracciato. Ascolta, Bruno, pronto? Sei qui in contatto? Sì, sono qui. Ascolta, io e Safik abbiamo trovato qualcosa di molto sospetto. Penso che ti interesserà sicuramente. È a nord-ovest. Puoi andare, per favore? I ragazzi dicono che c'è una traccia di un cadavere da qualche parte a nord-ovest. Dai, andiamo a dare un'occhiata. È davvero così o forse è soltanto un'impressione dal drone? Bene, penso che sarà più chiaro da terra. Pazzesco. Incredibile, ragazzi. Qui, a quanto pare, uno dei combattenti SCP è morto. E qualcuno ha disegnato il contorno del suo corpo con il gesso per segnare la scena del crimine. Ascolta, ma controlla i cespugli nelle vicinanze. Forse c'è qualcos'altro, delle armi, qualcosa di utile. Controllare se ci sono armi? Forse sì. Bellezze, ecco i pantaloncini di qualcuno. Non sono sicuro che siano di un combattente SCP, ma va bene, quella è una piccola collina. Sembra che ci sia anche lì qualcosa. Ragazzi, ecco un segno SCP. Ora proverò a strapparlo per mostrarlo ai ragazzi, per dare uno sguardo da vicino. Ah, cavoli, dannazione, ok. Che segnali forti fanno oggigiorno. Ma qui chiaramente prima vivevano esattamente dei combattenti SCP. Voglio dirvi una cosa, stiamo per derubare la fondazione SCP, ma non so davvero se sia sicuro. Solo un'allusione. Se dimostrate che volete vedere questo video e se riuscite a mettere 50.000 commenti sotto questo video, qualsiasi, assolutamente qualsiasi, tutti possono scrivere almeno 100, anche 200. Quindi in questo caso, se 50.000 commenti ci saranno, ruberemo per davvero la base della fondazione SCP. E chi lo sa che cosa troveremo lì? La SCP ci nasconde molte cose. Penso che sicuramente non gli piacerà. Ok, vado avanti a fare un sopralluogo del territorio. Bruno, stai entrando lì dentro? Controllo cosa c'è qui, guarda. Ok, stai il più attento possibile. Bene, cosa posso dire, ragazzi? Ho esaminato completamente questo blocco principale. Ci sono molte stanze, ma sono tutte simili tra loro. E la cosa più interessante è quella soffitta. Ma non so che cosa c'è da vedere da questa parte. E non c'è modo di arrampicarmi lì. Quindi andrò avanti. È davvero pericoloso essere fuori dalla zona del drone in questo momento. Quindi voglio che i ragazzi mi vedano costantemente. C'è un altro segno di SCP. Ha trovato un altro segno, è pieno di segni qui. Allora, lo vedi?
vedi, è laggiù, è proprio nel campo, ragazzi. Questo è il segno della fondazione SCP. Bruno, vabbè, noi andiamo avanti, vediamo dove è il palazzo. Tu stai attento, va bene? Guarda, a proposito, che strano muro di cemento. Si nota davvero solo un muro di cemento, ragazzi. Guardate questa cosa! Bruno, ascolta, stai cercando di avvicinarti un po' a sud-est? Sembra che ci sia una pittura rupestre sul tetto di Cartoon Dog. Dai, bene, messaggio ricevuto, ora vado a dare un'occhiata più da vicino. Accidenti, raga, guardate, è almeno 5 volte più grande di me. Ecco, mi sono qui ed ecco Cartoon Dog. Basta guardare le dimensioni di William, Bruno, e questo gigante disegno di Cartoon Dog. Che aspetto ha da paura, ragazzi, guardate queste zanne, terrificante semplicemente, lo sguardo dell'assassino. Cartoon Cat, smettila, è solo un disegno. Cartoon Dog, Cartoon Cat, smettila, capite che Cartoon Cat ha paura di Cartoon Dog? Evidentemente è un cane. Non ho paura di niente. Accidenti, quanto è difficile controllarlo. Beh, posso gestirlo. C'è qualcos'altro qui, ragazzi? C'è qualcosa scritto qui? Dice non filmatemi. Ascolta, quindi possiamo smettere di filmare forse allora? Questo al 100% deve essere mostrato ai nostri follower. Non per niente hanno raccolto 150.000 like. Va bene, forse devo scendere. Guarda, ci sono altre iscrizioni. È solo qualcuno che l'ha scritto. No, Safik, c'è sicuramente qualcosa scritto proprio lì. Ti sento. Ti sento. Era delizioso. Muori. SOS, dov'è la mia nonna? Gente, a quanto pare stiamo parlando di quella padrona che ha allevato Cartoon Dog, più precisamente quel cane Rex, prima ancora che diventasse Cartoon Dog. Facciamo un po' di attenzione, perché vedete, ci sono spazi molto grandi e se Cartoon Dog mi trova qui sarà davvero difficile per me nascondermi da lui qui. Ci sono delle corde qui, forse qui qualcuno è stato legato a questo palo, spero di sbagliarmi. Ma questo... capite questo cos'è, vero? Questi sono davvero i pezzi delle auto. E se sapete anche come sono le auto normali, hanno il volante a sinistra, sì? E a giudicare dal fatto che il volante era proprio al centro, questa era un'auto militare. Perché nelle auto militari che il volante è al centro. Apparentemente Cartoon Dog stava devastando tutte le attrezzature militari così tanto che i dettagli dei loro carri armati volavano dappertutto. Si può anche notare che soltanto gli AK-47 possono lasciare questi buchi. Vediamo che cosa c'è dentro. Dai, e adesso guardiamo, ragazzi. Qualcuno davvero vive qui, o almeno ci ha vissuto prima. È davvero il campo di qualcuno. Qui guardate, ragazzi, qui c'è un sacco a pelo, alcuni accessori militari. Anche il cibo è rimasto. Ecco, riprendi. Questo è ciò che mi hanno mangiato i militari. Non sono sicuro che siano stati i militari, ma in questi luoghi di solito vivono solo loro, le persone più coraggiose. Quindi vedete che bel salamino affettato, del formaggio da panini ancora classico e il pane. Dobbiamo informare subito i ragazzi. Dai, perché non possiamo stare qui? E quando andiamo dai ragazzi diciamo che non abbiamo trovato nulla e ce ne andiamo a casa. Senti, ti comporti in modo molto strano. Sei sicuro di stare bene? Sì, niente, sto bene. Sono troppo pigro per girovagare per queste case abbandonate con te. Preferirei dormire a casa, dopotutto io sono un gatto. Ok, ti ho capito. Potresti smettere di distrarmi? Ci sono ancora un po' di appunti su questo taccuino. Vediamo cosa ha lasciato qui un residente di questo campo. C'è una data qui, 13 agosto, anno 2021. È più di un paio di anni fa. Io e Sergio abbiamo pedinato questo cane per 2 giorni. Si tratta di Cartoon Dog o cosa? Ma finora, a parte le tracce, non abbiamo trovato nulla di buono. Ma siamo sicuri che questa bestia sia qui da qualche parte. Ieri sera abbiamo sentito i cani abbaiare, forse Cartoon Dog può comunicare con altri cani. Ragazzi, questa è una supposizione molto interessante. Ciò significa che Cartoon Dog può agire insieme ad altri cani. Domani proveremo ad entrare nell'edificio, forse si nasconde lì. Mi chiedo in quale edificio un residente di questo campo voleva intrufolarsi.
14 agosto, il giorno dopo. Sergio, cosa dirò alla tua famiglia? Mamma santa, Cartoon Dog è qui, perché l'abbiamo cercato? Sergio è morto, questa creatura lo ha trascinato in profondità nell'edificio. Sembra che sia stato un dramma incredibile. Continuo a leggere. È già buio, domani all'alba cercherò di andarmene da qui. Di notte non si vede niente, quindi aspetterò al campo. E questa è stata l'ultima scritta in questo taccuino. È stato scritto 2 anni fa, il 14 agosto. Sembra proprio che Cartoon Dog sia un cane davvero pericoloso. 2 giorni dopo sono uscita di casa. Volevo insomma vedere dove aveva sepolto il cucciolino. E lì la tomba è stata scavata e Rex non c'era più. Circa una settimana dopo la gente ha iniziato a scomparire nel nostro villaggio quasi ogni giorno. Praticamente tutti gli abitanti erano spaventati. Qualcuno ha lasciato il villaggio, ma qualcuno è rimasto. Ascolta Cartoon Cat, sai qualcosa su Cartoon Dog? Beh, in generale io e questo Cartoon Dog abbiamo una faida molto antica. Ad essere onesti, Cartoon Dog è molto più forte di me. Il fatto che gli scienziati mi hanno creato, ma lui è nato dopo essersi bevuto acqua avvelenata con sostanze chimiche. È meglio stare lontano da lui, Bruno, perché attacca immediatamente, senza pensare. Io almeno penso prima di attaccare. Ho capito, ma spero che i ragazzi adesso stiano tutti bene. Sai, è abbastanza probabile che io sento l'odore di Cartoon Dog da molto tempo. Il problema è che il suo odore è dappertutto. Non riesco a determinare dove si trovi. E allora a che cosa servi, Cartoon Cat? Ok, andiamo a cercarci da soli la soluzione. Troveremo questo Cartoon Dog subito. Gente, mi sembra che questa sia la casa giusta. Beh, dove la gente viveva? C'è un territorio il più grande possibile e nelle vicinanze c'è anche un piccolo villaggio. Qui abbiamo solo un mucchio di hangar. Safik, guarda un po', c'è qualcosa come se... Che cos'è questo? Di William, Bruno, puoi andare per favore? Bruno, vedi un edificio rosso al nord-ovest? Puoi andare lì velocemente? Adesso ci provo. Sì, questo è il palazzo, puoi vedere cosa c'è dentro? Ok, entro allora. Semmai non abbiamo controllato molto bene questo edificio, perché il segnale si spegne appena ci avviciniamo. Ragazzi, in realtà mi preoccupo molto. Io e Safik siamo seduti qui in questa tenda mentre Bruno è nel bel mezzo della missione. Capisco che c'è Cartoon Cat dentro di lui, ma Cartoon Dog è follemente forte, probabilmente il più forte dei mostri SCP e nemmeno sicuramente più forte di Cartoon Cat. E ancora qualche mese dopo, di notte, ho sentito un grido così selvaggio per strada. Le persone sono saltate fuori dai letti, sono corse a vedere cosa stava succedendo. E così sono uscita pure io. Guardo, e questo è il mio Rex, su 2 gambe, gigantesco, spaventoso, nero, e assale le persone. Mi sono spaventata e mi sono nascosta immediatamente. Per un'ora ho udito queste urla e poi la pace e il silenzio. Ho sentito qualcuno entra in casa, la porta si apre, entra il mio Rex, mi sono bloccata, si è voltato ed è uscito. Così. Sei sicura che fosse proprio il tuo Rex? Che non è solo una coincidenza che Rex è scomparso e Cartoon Dog è arrivato? Beh, mi hai visto, ma non mi ha fatto niente, quindi questo è il mio Rex. In effetti, ora tutto questo villaggio, nessuno vive lì, è abbandonato e tutti se ne sono andati da lì perché è apparso Cartoon Dog, giusto? Beh, penso proprio di sì. Sto rischiando un po' la vita perché sono entrato nell'edificio dove si è perso Sergio. E se dobbiamo credere a questi documenti, allora questo edificio è abitato da Cartoon Dog. Qui vedo un lungo e buio corridoio. Vi posso dire che sicuramente non vorrei vivere qui. Bene, per fortuna che il walkie-talkie ha una torcia elettrica. Senza questo walkie-talkie non so cosa farei. Così, mi sembra di dover dare un'occhiata più da vicino a questa stanza. Sì, lo sapevo. Guardate, questo è chiaramente Cartoon Dog e queste sono le sue note malvagie. Non puoi allontanarti da me, Cartoon Dog, o forse tu non puoi allontanarti da me. Arriverò da te, hai capito? Ascolta, Cartoon Cat, e perché Cartoon Dog avrebbe deciso di vivere in questa catapecchia? In città è molto più confortevole vivere. Sì, ma lui è un cane, quindi vive in questo postaccio abbandonato. E in effetti ci sono molti animali da mangiare. Non è necessario che ci siano solo persone, no? Sai, se vivesse in città sarebbe stato catturato dalle autorità già molto tempo fa. E lui questo lo sa. Ecco perché si nasconde qui. Quindi se sta vivendo qui fuori città,
perché ha attaccato il villaggio di questa nonna? Si tratta delle mutazioni. In quel momento aveva appena iniziato a trasformarsi in Cartoon Dog ed è stato in quel momento che il cervello si è spento del tutto e ha agito solo sulla base degli istinti. Ascolta, ti racconto ancora un po' di più. Non devi combattere con lui. È meglio scappare e il più lontano possibile. Perché? Non mi ascolti proprio, eh? Sto dicendo che Cartoon Dog è molto più forte di me e io e te non possiamo assolutamente batterlo. Va bene, vado a dare un'altra occhiata. Ci sono sicuramente molte altre cose interessanti. Guarda, Safik! Ma è... è reale? L'hai visto? Ho appena visto Cartoon Dog correre lì dentro! E lì c'è anche William Bruno! Bruno, c'è Cartoon Cat nel tuo edificio! Bruno, non avere paura, faremo sicuramente qualcosa! Capito, dai! Accidenti! Penso che a nessuno importi se Cartoon Cat sta gestendo un po' il corpo di William Bruno ora, perché ora è davvero pericoloso. Vediamo, guardiamo cosa c'è qui. Ah. L'istinto felino mi chiama proprio qui in questa stanza. Ecco qui quello che stavo cercando. Guardate ragazzi, questa valigetta è chiaramente molto vecchia. Vediamo cosa c'è qui. Eccolo! Eccolo! Dov'è? Cosa? Non l'hai visto? Fuori dalla finestra! Bruno! Abbiamo appena visto sbirciare fuori dalla finestra Cartoon Dog! Questi sono documenti! Azione! Mi sentite? Da qualche parte c'è Cartoon Dog ed è molto vicino! Ok, leggiamo cosa c'è qui! Record del 1984! 3 maggio! Campione! 231 in condizioni stabili! Sembra che parlino di Cartoon Dog. 13 giugno dello stesso anno. Frazioni dell'attività cerebrale. Aumento dell'appetito. Significa che Cartoon Dog ha iniziato a impazzire. Cosa c'è dopo? Accidenti! Questo è Cartoon Dog, proprio qui vicino. Aumento del livello di aggressività da parte del campione. Più personale richiesto al centro scientifico e anche personale armato per il trasporto del campione. Livello di pericolo rosso. Sono urgentemente necessari tranquillanti del complesso scientifico principale. Possibile fuga di informazioni. Sembra che non fosse proprio una fattoria. Era una fattoria sotto copertura. Quindi questi segni di SCP Foundation erano ovunque. Proprio perché non era una fattoria, c'era una base di SCP combattenti. Iniziati, accidenti. Ehi, Cartoon Dog! È scomparso? O semplicemente in agguato e vuole attaccarmi da qualche angolo inaspettato? Dov'è questo Cartoon Dog? Porterò questi documenti con me. Sembra che il pericolo sia passato. Cartoon Cat! Allora, non puoi semplicemente entrare nel mio corpo quando vuoi! Accidenti, in questo momento, in questo edificio c'era Cartoon... Accidenti, Bruno! In soccorso! SOS, siamo attaccati da Cartoon Dog! Presto, io e Safik! Aiuto! Ricevuto, corro subito! Queste sono le tracce proprio di Cartoon Cat! Cartoon Cat è reale! E ragazzi, non appena questa parte raccoglie 100.000 mi piace, verrà rilasciata la prossima puntata. Bruno! Bruno! Ragazzi, Bruno è scomparso! Bruno! Bruno! Giacca di Bruno! Indossava quella giacca! Cosa è successo qui? Ragazzi, potrei sbagliarmi, ma a quanto ho capito c'è stata una sorta di lotta qui. Bruno ovviamente non si sarebbe arreso senza combattere.
Qui ci sono frammenti di vetro e la giacca di Bruno è sporca di rosso. Lui è con me. E questo strano segno, ragazzi, guardate queste tracce, è chiaramente la mano di William Bruno, perché abbiamo le mani quasi uguali. Immaginate cosa è successo qui. Bruno entra qui, viene attaccato da Cartoon Cat, perché hai visto nell'ultima parte che quando i militari e io abbiamo camminato in questo posto, Cartoon Cat era, come abbiamo scoperto, qui vicino e ha persino abbattuto il nostro drone. Qui William Bruno ha combattuto Cartoon Cat, a quanto pare lo ha gettato in questa direzione. Bruno ha cercato di tenersi per mano, ma Cartoon Cat è stato su una tale traiettoria che lo ha trascinato da qualche parte nella foresta e ha rotto la finestra. Ragazzi, c'è un vetro abbastanza forte, quindi lo ha chiaramente trascinato con tutta la sua forza. Non riesco proprio a capire quale sia questo segno. Tre strisce. Non capisco che cosa sia. È una base o un'altra parte della foresta? Prenderò sicuramente questa giacca perché per Bruno è ancora utile. Sono sicuro di potergliela restituire e lo rivedremo ancora in questa... Cosa sta succedendo lì? Ragazzi! Ragazzi! Presi tutti, c'era un'intera squadra militare qui e con la nostra guida. Io sono appena salito al terzo piano. Una giacca militare, una scritta vattene e un mucchio di tracce di sangue. Sentite qualcuno piangere? Via, 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 no! No! Safi, cosa c'è che non va? Nasconditi, nasconditi, è qui! Safi, che non capisco niente! Chi è qui? Cartoon Cat! Sì, è qui! Non lo so, c'è stata una sparatoria, un lampo, un rumore! Mi è stato detto di sedermi qui e non muovermi! Safi, aspetta! Quindi stai dicendo che non appena sono andato a prendere Bruno al terzo piano è iniziato un complotto! E non ci sono più tutti i militari con la guida, sono stati presi da Cartoon Cat! Sì, non so cosa sia successo, si sono raggruppati, ci hanno portato in questo posto, ma la guida non poteva restare con me ed è andata ad aiutarli! Io sono rimasto qui! Safi, calmati! Ok, ragazzi, ragazzi, dobbiamo pensare! Anche Bruno è scomparso, ho trovato la sua giacca insanguinata! Bene, cosa faremo, mamma mia? Ok, Safik, non preoccuparti, c'è ancora il vecchio campo che avevamo! Andiamo lì e inventiamo qualcosa! Dobbiamo ancora trovare il drone sul tetto che Cartoon Cat ha neutralizzato! Forse ripariamo il nostro drone, lo facciamo decollare e possiamo trovare William Bruno! Andiamo, ho visto la sua giacca, Safik, alzati, dai! Dai, dai! È sicuro! Anche se non è sicuro, devi essere forte e coraggioso per i nostri follower, in modo che possano vedere che sei degno per fare click su questo pulsante rosso e unirsi alla nostra squadra di ricerca e di cattura per prendere Cartoon Cat. Dai, andiamo! Ragazzi, è pazzesco, tutto di sangue, ci sono dei proiettili qui, guardate, hanno sparato. Sergio a quanto pare sparava, ma non l'ha aiutato. Pazzesco, è rimasta solo la scarpa di Sergio. Ragazzi, li porterò con me, sarà un bel ricordo almeno. Guardate queste tracce, sono le loro mani. Sembra che si siano aggrappati al muro per impedire a Cartoon Cat di catturarli. Ma non so cosa sia successo con loro. Safi, ho trovato questa giacca di Bruno al terzo piano. C'è anche una specie di iscrizione come questa. Forse puoi capire qualcosa o i follower ce lo diranno nei commenti. C'è un segno con tre di queste strisce. Non ho idea di cosa possa significare. Safi, vieni con me, vieni. Ragazzi, guardate, guardate come il tempo è cambiato drasticamente. Ha piovuto e persino ha nevicato. Sono vestito anche con la giacca invernale e un berretto. E ora invece è uscito il sole, non so come. Ecco, Safik! Lui è con me e ha alcune linee. Safik, pensaci bene. Forse capisci cosa significa. Bene, pensa, pensa, pensa. Bene, queste sono onde radio. Quali onde radio? Sei matto! Magari prendi il walkie-talkie o le onde. Lui è con me sulla riva. Perché la riva? È acqua.
Sì, certo! Eravamo con Bruno vicino al fiume quando abbiamo ancora trovato un vecchio album con i disegni. E a quanto pare dall'altra parte Cartoon Cat ha la sua tana. Abbiamo bisogno di ottenere il drone per fare un'ispezione della zona e forse possiamo ottenere il vecchio filmato. Probabilmente per trovare l'uscita sul tetto dobbiamo uscire e guardare intorno all'edificio dove dovrebbe esserci una scala. Per ora lascerò qui la giacca di Bruno. Una volta trovato Bruno torneremo sicuramente a cercarla. Ragazzi, questa è la scala. Ah, sì, controlla solo se è a posto o no. Adesso. Senti, Safi, credo sia abbastanza forte. Delirio, che tavolo in ghisa. Attenzione però, non rompere il tavolo. In effetti ho molta paura in questo momento, perché in qualsiasi momento Cartoon Cat potrebbe spuntare da questa finestra. Spero che sia già andato via. Sali, ma con molta attenzione. Pazzesco, qui sono cresciuti gli alberi. Safik, io stesso ho prestato attenzione. Non so se è visibile sulla fotocamera, ma qui vola un po' di polline o cenere, come se qualcosa fosse esploso o fosse bruciato. Ecco il drone. Abbiamo trovato il nostro drone, andiamo! Ragazzi, come ricordate, il drone è stato abbattuto da Cartoon Cat. Ha una lama rotta, ma fortunatamente le ali erano vicine. Ragazzi, ricordo come è saltato dal tetto su questo elicottero. Cartoon Cat è molto agile, assolutamente imprevedibile. È necessario riparare il drone, Safik, e provare a farlo decollare. Era inverno, perché il tempo è così bello qui? Tutto questo è successo in 5 minuti. Ricordo solo un lampo luminoso e nient'altro. Safik, Google. Qui nelle notizie c'è scritto che è stato lanciato qualcosa nel nostro quartiere, apparentemente da una vicina centrale nucleare. È scritto che questo lancio è avvenuto e c'è ancora una forte emissione. Esplosione in una fabbrica vicina a Marcolese. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in una delle stazioni di uranio radioattivo. Non ci sono vittime, ma 300 persone sono rimaste ferite e sono in ospedale. Secondo le informazioni preliminari, un serbatoio di gas è esploso, rompendo così le tenute del serbatoio di uranio, in cui al minimo contatto con l'aria inizia una reazione chimica di incredibile forza. Ha comportato un'alta esplosione e un'emissione di radiazione che supera la norma di 245 volte, che a sua volta ha comportato un cambiamento anomalo del tempo e crescita di alberi immediata nel raggio di 50 km. Safik, ora è chiaro da dove viene un cambiamento così anomalo del tempo. Questa è tutta radiazione e la radiazione è terribilmente brutta. Quindi sono granelli di radiazione o cosa? Andiamo a vedere cosa c'è sulla riva. Dobbiamo trovare William Bruno. Safik, non esistono granelli di polvere di radiazioni. Le radiazioni sono invisibili. Ma dobbiamo prima riparare il drone. Sei più bravo, quindi aggiustalo per favore. Lo facciamo partire e filmiamo una panoramica. Il territorio di questo campo è cambiato il più possibile. Quando siamo arrivati qui non fiorivano nemmeno queste piante. Ragazzi, guardate, queste foglie sono cresciute in pochi minuti. Riparalo, per ora vado a vedere cosa c'è lì da quella parte. Ok, andiamo. Sembra che resisterà. Sembra che il drone ora possa funzionare. Artyom, ma dov'è il telecomando? Ce l'ho nello zaino, ora te lo darò. Grazie. Ok, Safik, andiamo ancora più in alto, 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 più in alto. Vedi qualcosa, Safik? Finora niente. Ok, guarda il lago. Forse questa è l'altra riva del fiume. Dobbiamo trovare un'uscita lì per poter scendere. Eccola la torre dell'acqua. Ci sono stati molti commenti su Cartoon Cat sotto il video, che quando siamo saliti su questa torre c'era un'immagine di Cartoon Cat e quando siamo scesi c'era una scritta che non abbiamo notato, insomma, ragazzi. Aspetta, c'è un edificio vicino al fiume. Eravamo lì, no? Senti, Safik, non me lo ricordo. C'è una barca. Sì, sembra. Oh, è una grotta enorme. Oh, è una specie di pozzo, forse. Ragazzi, forse questa è la tana di Cartoon Cat, ma non lo so per certo. Senti, Safik, piantiamo il drone. Dobbiamo scendere e andare a salvare Bruno. Artyom, stai più attento! Safik, sto cercando di fare un po' di attenzione! Stai ancora guardando la zona! Sì, ma non c'è nessuno, ci sono solo tante zanzare! Forza, Artyom, sbrigati! Safik, spaventoso, cerco di non guardare in basso! C'è una scala, è buona, no? Andiamocene da qui! Dobbiamo andare al fiume, Bruno è al 100% dall'altra parte! Dobbiamo andare, andiamo! Strada, forza! Safik, ho anche la sensazione che qualcuno ci segua costantemente. Sì, ma ti sembra? Non c'è nessuno qui. Se ci fosse stato qualcuno, non ci saremmo stati noi. Andiamo a vedere cosa è successo al nostro campo.
volta che siamo stati qui, insomma, la pioggia gocciolava. Non credo nemmeno che fosse solo un paio di ore fa. Accidenti, il treppiede è capovolto. Strano. Pazzesco, guardate! Qualcuno ha sparpagliato tutto per terra! Ragazzi, certo, non c'era forse Cartoon Cat, ma speravo almeno che il nostro campo fosse intatto! E qui, dannazione, non avremo acqua fresca per molto tempo! Forse un paio di giorni, perché nelle peggiori situazioni non dobbiamo disperare. Ricordate l'ottimismo di William Bruno. William Bruno ha sempre creduto nel nostro team e soprattutto credeva assolutamente in ogni iscritto. Ragazzi, non vi chiediamo molto. Non so quando finirà la nostra storia con Cartoon Cat, ma sono sicuro che se ognuno di voi che guarda questo video rende questo pulsante rosso grigio sotto questo video, cioè si iscrive al canale, darà a William Bruno un sacco di forza ed energia e scapperà da questo Cartoon Cat perché sente ogni vostra iscrizione. Sono sicuro che troverà sicuramente... Ehi militari, c'è qualcuno rimasto? Sergio, c'è qualcuno? Vedete, funziona! SOS, SOS, Cartoon Cat mi tiene in ostaggio! Cosa? Sulla seconda sponda del lago! Bruno, Bruno, io e Safik ti sentiamo, passo! Pronto? Artyom, Artyom, sei qui? Bruno, sono qui! Cos'è successo, cos'è successo? Dov'è? Non so se lo vedi ancora oppure no! Per favore, provate a trovarmi! Sono quasi senza forze! Il gatto mi tiene nascosto ora in questo... Ora sono sopra, Cartoon Cat mi sta guardando! Dobbiamo andare subito al fiume! Ha parlato della seconda riva e di ciò che Cartoon Cat lo guarda. Se tutti stanno colpendo il pulsante iscriviti ora, allora sono sicuro che possiamo salvare Bruno. E Safik, andiamo solo il più attentamente verso il fiume, perché come ho capito Cartoon Cat sa già che lo stiamo inseguendo, ragazzi. Questo è l'edificio che si trova vicino all'acqua, attento, c'è un buco lì. Safik, siamo stati qui con William Bruno, abbiamo persino trovato un album qui. Quando eravamo con Bruno qui, Safik, c'era una vista completamente diversa dalla finestra. Sì, è bellissimo qui. Davvero, ragazzi, in che modo le radiazioni hanno influenzato questo posto? Artyom, dobbiamo in qualche modo andare dall'altra parte della riva. Abbiamo bisogno di una zattera o cosa? Aspetta, che cos'è? C'è uno zaino qui. Safik, ascolta, non toccare cose sconosciute, eh? Aspetta. Forse roba da banditi in generale. Che cos'è questo? Una pompa? O è un giubbotto di salvataggio? O una barca? Tavole di legno, vedi? Non ti sembra strano che Bruno ci abbia chiamato, chiesto aiuto, ci abbia chiesto di venire al fiume, dall'altra parte del fiume, e qui siamo accolti immediatamente da una barca? Sì, è veramente una barca, ragazzi, di gomma. Mancano solo i remi, però. Ok, Safik, senti, va bene. Ora vado a cercare i remi e per ora tu comincia a gonfiare la barca, va bene? Ok, ma sei sicuro di poterli trovare? Ci proverò, solo per favore, sii il più attento possibile. Ecco. Puoi persino metterci un motore qui. Ecco ragazzi, quella casa, non so se la vedete, ma è lì che dobbiamo arrivare. Ah, oh, ah, ecco. Ora ragazzi, dobbiamo lavorare con il piede. Ragazzi, mi sono già allontanato abbastanza da Safik e ho fatto il giro di tutti gli edifici, ma non riesco a trovare pagaie o almeno qualcosa di simile a loro. Ma tu pensa se... e poi se anche Bruno... ma non riesco a capire perché anche Safik... no vabbè, non lo so, perché non si capisce bene dove... cosa? I remi sono qui? L'hai scritto tu? Quindi è stato scritto da Cartoon Cat e ci sta seguendo al 100%. Ragazzi, ho una grande richiesta per voi. Se notate delle strane iscrizioni dietro di me quando filmiamo il video, accuratevi di segnalare il codice temporale nel commento con questo testo o un'immagine, perché a volte potrei non notare tutto. Ragazzi, guardate quanto è lungo il corridoio! Delirio, sono docce! Ragazzi, è solo un posto mega bello e interessante! Ragazzi, non crederete a quello che vedo con i miei occhi! Oh mamma!
Questa è una piscina intera, dannazione! Ragazzi, ciao a tutti! Spero che mi vediate già e almeno mi sentiate bene. Ora proverò ad entrare in questa piscina per mostrarvi quanto sia enorme. Non ho idea di quanto la fotocamera ve lo trasmetta, ma qui c'è un eco folle ed è pazzesco quanto è enorme. È un'intera piscina abbandonata e ce ne sono diverse. Ragazzi, è ora di andare. La piscina è così grande, ragazzi. Qui non riesco a uscire. Ragazzi, ho trovato il primo remo. Non so dove potrebbe essere il secondo, però ricordi quel testo verde brillante? Dobbiamo provare a vedere. Forse ci sono ancora degli indizi. A proposito, è come se questo maleducato fosse qui di recente. Non so chi abbia lasciato quel testo, ma lui ci ha aiutato. Qui ovviamente è molto interessante, ma ad essere onesti preferirei levarmi dai piedi da qui perché non mi piace molto questo posto. Beh, questa piscina è chiaramente più piccola. Queste cose sono persino conservate. È abbastanza pericoloso camminare qui. Va bene, dobbiamo prendere... Ok, prendiamo i remi e ce ne andiamo. Dai, forza, dobbiamo andare via da qui. Questo corridoio... Ragazzi, ho quasi pompato la barca. Spero che Artyom là fuori Bea abbia trovato i remi e torni presto. Guardate che bella barca che abbiamo. Anche se è un po' vecchia, comunque è bella. Cavolo, è pesante. Bene, ho pompato la barca. In questo momento navigheremo. Ma se non troviamo niente, allora useremo comunque qualche bastone. Safik! 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 Ecco qua, ho trovato! Mi hai spaventato, io mi ero quasi addormentato. Ragazzi, Bruno, non aspetta! Dai, mettiamola in acqua e andiamo più velocemente. Allora, non hai dimenticato nulla. Tu sei il primo, io il secondo. La cosa principale è non affondare su questa barca, perché cavolo, è così vecchia e ha tanti buchi. Ragazzi, non so se troveremo Bruno dall'altra parte del fiume, ma potrebbe essere necessario andare a monte per scoprire cosa è successo. Dobbiamo per forza trovare Bruno, ragazzi. Ok, Artyom, l'acqua è già bassa, allora ci avviciniamo alla riva? Senti, Safik, non lo so, ma stai attento, sono molto attento. Ecco. Allora, scendiamo, dai, forza. Forza, Safik! Ok, ragazzi, beh, questo è un posto un po' insolito. Salve? Salve, chi siete voi? Abbiamo perso il nostro amico Bruno, forse l'hai visto? Lui è biondo, così. In barca abbiamo... Sì, c'è un mostro, insomma, Cartoon Cat si chiama. Ragazzi, qui c'è un mostro e non è molto sicuro per voi trovarvi in questo posto. Come vive? Ma come è possibile? Quindi l'hai visto? Non l'ho visto, ma cerco di prenderlo da anni. Safik, sembra che abbiamo incontrato il cacciatore di Cartoon Cat. Beh, sì. Forse hai visto il nostro amico, i suoi capelli sono corti, cammina con diverse scarpe da ginnastica. Non ho visto nessuno qui. Sono stato a lungo anche in questo campo, anche quando ero ragazzo e andavamo a nuotare. I consiglieri ci dicevano di non nuotare su questa riva perché ci sono molti animali selvatici, ma noi come al solito non ascoltavamo gli adulti. Quando non c'era nessuno nuotavamo qui e camminavamo lungo la riva, e un giorno abbiamo sentito un forte grido e ci siamo spaventati, ci siamo gettati in acqua e abbiamo nuotato indietro. Safik, ti avevo detto che era molto pericoloso qua. Beh, sì. C'è una casa laggiù. Corro lì allora, forse trovo Bruno. Andiamo, visto le tracce lo seguiremo. Sì, andiamo, penso che dovremmo andare, sì? Vado a caccia qui da anni. Una volta l'ho quasi preso, ma poi mi è sfuggito. Pazzesco. All'ultimo minuto. Ti aspetto, aveva. È un gatto gigantesco con delle zampe bianche, denti giganteschi, ovviamente. Non vorresti mai averlo come nemico, quindi guardatevi intorno e non allontanatevi mai da me. Ascolta, che tipo di casa c'è lì? È una casa abbandonata, nessuno vive lì. Artyom, sei tu? Bruno! Te l'avevo detto che era qui! Ehi, non correre, non andare troppo lontano, attenzione! Non scappare, Artyom, stai attento! Sono qui, qui da qualche parte! Vieni qui!
Dai! C'è un seminterrato! Se questa cosa dovesse rompersi, cadremo giù subito! Questo è troppo pericoloso, attento! Molto attenti! Quindi uno alla volta! Bruno, sto arrivando! Pio! Cosa? Stai bene? Senti, ho passato momenti migliori! Safik, ci sei anche tu? Sì, Bruno, siamo noi! Forza! Cosa hai preso in mano le armi? Bruno, Bruno! Sono così felice di vederti! Sei vivo! Cos'è successo, Bruno? Sei stato trascinato da Cartoon Cat! Quando siamo arrivati con i militari in questo edificio di tre piani, sono andato con Sergio al terzo piano per vedere se ci fosse qualcuno. Sergio e io stavamo vagando per questo. Beh, terzo piano, e in un certo senso stava andando tutto bene, ma a un certo punto ho sentito che Sergio stava urlando. Sono corso da lui e dopo non ricordo nulla. Abbiamo incontrato il cacciatore, te lo presentiamo! Quale cacciatore? Beh, caccia Cartoon Cat! Senti, penso che non ci si debba fidare di nessuno qui, facciamo meglio a tornare a casa. Senti Bruno, non lo so, ma sei cambiato molto. Ragazzi, andate dal vostro cacciatore e mostrerò ai ragazzi il terzo piano. Io c'è una roba, cavolo! Impazzirete solo a guardarla, arrivo presto da voi. Non perdere la telecamera, Bruno! Ma che macchina fotografica, lì c'è Cartoon Cat, stai attento. Ma dai, non c'è nessun Cartoon Cat. Come no, Bruno, l'abbiamo catturato in così tanti video. Preparate la vostra barca lì, tra un attimo arrivo da voi. Sapete, la cosa più divertente è che i ragazzi pensavano che Cartoon Cat mi tenesse in ostaggio. Ma... sono io, Cartoon Cat! Nessuno credeva in me, ma sono entrato in William Bruno e ora è tutto finito! Ah, devo solo aspettare il momento giusto per distruggere Arishnev, perché ultimamente si è comportato molto male, ma io lo sistemerò! Sapete, posso restituire il corpo di William Bruno in teoria, ma solo se voi followers raccogliete 20.000 commenti sotto questo video. Sono comunque un gatto e amo la popolarità, quindi il destino di William Bruno dipende solo da voi. Ragazzi, sono così felice che abbiamo trovato Bruno! Pensavo fosse la fine della storia! Ragazzi! Non avreste dovuto cercarlo se non si fosse mai perso. Salve! Salve, finalmente ti abbiamo trovato. Sì, non mi ero particolarmente perso. Infatti ho appena fatto una passeggiata da... A fare una passeggiata, i ragazzi erano preoccupati per te. Senti Artyom, dobbiamo andare al campo, ma la barca è a due posti. Senti, penso che in tre ci stiamo. Andiamo con il cacciatore o con Safik? Ma in ogni caso dobbiamo andare avanti e indietro per due volte. È meglio in due, se io rimango qui da solo allora sarò in pericolo. Allora rimango io qui ragazzi, perché almeno ho un'arma. Sì, io vi coprirò con il drone e io e il cacciatore navigheremo insieme. Allora vado io con Artyom. Ok Bruno, facciamo scendere e io e tu torniamo a prendere i ragazzi, beh, per portare anche loro dall'altra parte. Tornerò a prendere tutti, saltiamo Artyom. Ehi, dove vai? Aspetta! Hai quasi rotto la barca, fai attenzione! Bruno è così strano! Dai, dai, siediti Artyom, siediti, siediti! Attenti, attenti, la corda adesso, adesso vi spingo, ecco! Bene, andiamo, buona fortuna ragazzi! È sempre così strano il vostro amico! Sì, è il solito William Bruno! Quanto è bello che siamo usciti nella natura, eh? Cosa ti ha detto il cacciatore? Beh, ha detto che Cartoon Cat, immagina, ha rapito i suoi amici, quindi beh, è un personaggio molto cattivo, insomma. Pensi che Cartoon Cat sia in grado di farlo? Beh, sì, Bruno, accidenti, ero così preoccupato per te. Cosa poteva succedere? Come cosa? Sei stato nella tana di Cartoon Cat, tutto poteva succedere a te. Beh, forse mi è solo sembrato. Cioè, Bruno, cosa stai dicendo? Aspetta. Forza con quei remi, ragazzi, forza! Aspettate! Potrebbe sembrare, tipo... Bruno e Cartoon Cat! Ma che dici? Artyom! Le zampe bianche! Artyom! Lui è Cartoon Cat! Tornate a riva, tornate a riva, velocemente! Cosa? Devono tornare a riva, subito! Cosa state urlando? Non sento niente! Bruno e io navighiamo dall'altra parte! Cosa stiamo urlando? Si è Cartoon Cat, Bruno! Io non so perché volevi trovarmi, ma so esattamente ora cosa ti farò! E questo stupido drone che Safi controlla non ti salverà neanche. Sonic XE, sto portando Artyom da te. Niente ti salverà più.